Che succede? Succede che qualcosa di inaspettato. Inaspettato, ragazzi, perché intanto con che maglietta oggi per l'Austria taglie. Inaspettato, che succede perché? Stamattina vado a leggere. O comunque ieri, comunque così, ma a legge così comunque qualche notizia, qualcosa. Leggo Luca Romero. Ho detto, ma che cazzo è? Vado a vedere comunque le statistiche, le cose, quello che ha fatto. E 130 gol, se non mi sbaglio, se ho letto male, in 108 partite. Scusa, 230 gol in 108 partite. Allora, o se sono confusi con lui che giocava a play, che a play, carriera allenatore, e se carriera giocatore su a play, ah, te posso credere, che ha fatto tutti quei gol. O se no, veramente stiamo a parlare di un colpo clamoroso, ben 15 anni, ha esordito col Real Madrid l'anno scorso, quest'anno appunto, vai, ecco, scadenza di contratto, tutto quanto, adesso vi spiego tutto, comunque ha esordito col Real Madrid, quindi manca di esordito con il Valladolid, con le squadre, con il Real Madrid, e Luca Romero, argentino, 16 anni. Sedicenne, cioè che lui sta ha giocato in Liga mentre io al massimo gioco a Rocket. Ok. E sedicenne, la prendo a dire perché ancora non ci credo, sinceramente. Perché colpi così, raga, mai fatti da Lazio, mai, proprio mai. Sti colpi mai, mai, tranne forse, ecco, forse San Milinko, c'era tipo 20 anni che avevamo preso. Eppure ecco, forse Kamenovic, tipo questi giocatori qua, no, ma uno così, 16enne, mai, 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 mai. Aspetta, perché poi non capite se viene già un primavera, perché se viene già un primavera io porto il cazzo con una bestia se viene già un primavera, perché noi, con i giovani, no, oh, cioè, no, non ce la facciamo con i giovani, mannaggia quel cribbio, non ce la facciamo, li dobbiamo mandare in primavera, li dobbiamo mandare in prestito, li dobbiamo mandare alla Salernitana, no, basta. Se prendi sto giocatore, Luca Romero, argentino, sedicenne, trequartista alla sinistra, che era del Mallorca, sembra che appunto stanno in chiusura, stanno chiudendo tutto quello che devono chiudere, a trattativa, e cose, a firma sul contratto che dovrebbe arrivare a brevissimo. Do appunto aver preso Isaiah, do aver preso Kamenovic, e si sta parlando appunto di Brandt e di Brandt e Torreira con il punto Correa che si sta cercando una sistemazione, quindi questa è la situazione. Però intanto volevo parlarvi di questo ragazzo perché ha detto è quasi in chiusura. Luca Romero, ho visto qualche suo video, qualche clip, ragazzi. Io sento già gente sotto ecco, gli inglesi, gli spagnoli, cose, il nuovo Messi, il nuovo Maradona, il nuovo qui, il nuovo dell'anno, il nuovo giù, cioè, oh. Allora, la capigliatura, ok, uguale a quella di Messi che quando è esordito, e va bene, là ci puoi fare una risata. La corsa è sempre quella, i movimenti sono quelli. Mannaggia quel cribbio, eh. Comunque, le cifre ancora non si sa niente, è un po' così. Però, parametro zero, quindi lo prendi a gratis, devi appunto pagare appunto l'ingaggio. E io spero veramente che se gioca in prima squadra diventi un pupillo.
di questa Lazio, comunque di Sarri, che non lo fa, come si dice, cioè anche lui deve dimostrare di essere forte e di essere da grande squadra come la Lazio. Quindi in un campionato dove diciamo la difesa è diversa, le difese sono più, diciamo, più solide, se possiamo dire, no? Comunque Atalanta, Fiorentina, Inter, Milan, Juventus, Roma, quindi è un campionato al contrario di quello spagnolo che ci sono, è così, Real Madrid, Real Madrid e Barcellona, poi Bari, è così, il Siviglia, sì, però, cioè, poca roba, no? Invece, campione italiano è un campionato piuttosto, quindi, se dovesse giocare in prima squadra questo Luca Romero, 16enne, ripeto, 16enne, 16enne, 16enne in anno in meno di me, cioè, anche lui deve ecco, mettersi in luce, deve mettersi in proprio, deve far capire a Sarri che appunto, cioè, gli deve far credere che dice, oh, questo può diventare forte, questo nel 4-3 mio far devasto, quello diventa titolare inamovibile della Lazio, quindi il motore prende assolutamente, deve rimanere con noi, punto e basta. Quindi non voglio senza prestiti, cose. Lazio fisso, titolare, titolare. Perché se si sta chiudendo un colpo del genere, ci sarà un motivo. Ci sarà un motivo, perché lo sappiamo com'è la Lazio, sti colpi senza di niente, tutti zitti. Lo sappiamo com'è. Lo sapevo. Lo sapevo. Comunque, ripeto, 230 con 108 partite. Giocate in totale, no, in Liga Santa, in Liga Spagnola, perché ovviamente se no stavamo a parlare di Messi per davvero. Però intanto questa è il suo le sue statistiche, ecco, le sue statistiche, molto piccolino, molto piccolino, detto, è un Messi in pratica, dei movimenti e statura è lui, però tocca vedere in mezzo al campo per bene. Perché Messi, cioè da lì si sapeva se era forte o no. Lui c'ha le stesse movenze, come comunque tutti gli argentini, no? Comunque palla al piede, nello stretto, il passaggio, comunque tutto quanto, poi anche il tiro in porta, comunque la precisione, no? Poi tra anche le punizioni, quindi veramente ottimo. E io spero che si chiuda subito, perché è un giocatore che io ho visto, ma veramente ragazzi, fenomenale. Fenomenale. Cioè, c'ha veramente un controllo palla veramente bellissimo, bellissimo, veramente bellissimo. Spero bene, spero bene, spero. Spero. Spero faccia bene, spero che Sarri lo, come si dice, non lo bruci, non lo bruci come abbiamo fatto noi con Pedro Neto, così come Moro. Moro, sia Moro che Luca Romero, se stanno in prima squadra devono giocare assolutamente, perché a me potrebbero fare veramente il devasto. Il devasto e sta Lazio devi capire che i giovani si devono mettere in campo. Perché sennò che si sta a fare primavera? Che si sta a fare? Comunque, dopo questa, sempre e comunque forza Lazio, regà, speriamo che tutto finisca per Romero, che venga preso, a firma e tutto quanto, anche se appunto, come sto vedendo sotto dei post, appunto sempre della Lazio, servono i difensori, servono i centrali, servono i centrali. Però, bel colpo questo di Romero se lo prendiamo. Comunque, ripeto. Vediamo stasera che fa l'Italia, però intanto bel colpo sto Romero se viene concluso, bel colpo. Dai, regà, dai, mamma mia. Se questo diventa il nuovo Messi, mamma mia. Madonna!